due delegazioni delle città di Termoli e Fabriano in visita presso l'asilo nido Pinocchio. Lei, assessore Piero Romanelli, questa mattina li ha accolti per scambiare le conoscenze e le esperienze delle diverse realtà. Sì, certamente, questa è una cosa molto positiva di questa amministrazione, lo sappiamo bene, il nostro fiore all'occhiello. Noi abbiamo creato un modello sicuramente vincente ed è giusto, come dire, non dico esportarlo, perché se si parla con i grandi pedagogisti dicono che non esistono modelli da esportare quando parliamo di asili nido. Ogni realtà territoriale ha delle peculiarità diverse, quindi noi abbiamo creato queste strutture sia da un punto di vista logistico che organizzativo, diciamo dopo anni e anni di durissimo lavoro delle nostre coordinatrici e di tutto il personale degli asili nido. Quindi è anche utile poi scambiarsi delle idee con altre realtà, appunto come le Marche, come appunto come Termoli, quindi il Molise. Quindi siamo qui, siamo felici di ospitarli nei nostri asili e poi dopo ci confronteremo. Anna Ferrante, che è la coordinatrice dell'asilo nido Pinocchio, oggi come sta andando questa visita? Ah, io sono entusiasta, perché in genere è da Teramo che andiamo a Lourdes tra virgolette, cioè quindi in altri posti a vedere come funziona, quindi io sono felice di questa, è la prima volta che, no la prima, veramente sono già venute delle educatrici da Roma e sono venute anche dalla Toscana e anche da altri posti, però diciamo che quella, la visita ufficiale, proprio ufficiale, è oggi con l'assessore che ci accompagna insieme al gruppo, insomma. Quindi io sono molto felice, ho delle collaboratrici stupende e veramente ce la mettono tutta e non è facile starci dietro. Caterina Gandolfo, che è la responsabile degli asili nido di Termoli, oggi a Teramo. Sì, veramente abbiamo in questi ultimi due anni, io ho avuto modo appunto di conoscere la dottoressa Ferrante per avere un confronto e conoscere in concreto quello che effettivamente si fa qui presso le strutture degli asili nido, abbiamo deciso di organizzare questo incontro proprio per confrontare e vedere in concreto, ecco, il metodo di lavoro delle strutture dell'infanzia di Teramo. Quindi un confronto con i metodi educativi, la direttrice della scuola dell'infanzia, Maria Concetta Salerno. Da quando abbiamo conosciuto lei come scuola, come struttura, diciamo, ci siamo arricchiti culturalmente, perché veramente lei poi è un vulcano, quindi le sue idee le trasmette, ci coinvolge e sono felicissima di aver fatto diversi corsi di formazione nella mia scuola, grazie anche alla nostra amministrazione che ci ha offerto questa opportunità di lavorare con lei e con la sua equip. Allora, Gabriella Sabato è la pedagogista degli asili nido. Allora, io è da poco che sono la coordinatrice degli asili nido e ho conosciuto Anna solo l'anno scorso, proprio grazie al corso di formazione che lei ha avuto dall'anno scorso, anche quest'anno comunque continuerà per le nostre insegnanti. E diciamo che, essendo la coordinatrice quindi delle insegnanti, loro erano molto interessate proprio a venire a vedere una realtà diversa dalla nostra. Barbara De Angelis, Valeria Matucci e Maria Grazia Bruni apriranno il confronto al Parco della Scienza con la delegazione da Termoli e Fabriano. Come lo aprirete? Allora, innanzitutto c'è da dire che noi siamo delle mamme, quindi siamo in veste di genitori in questa sede. Quindi diciamo che parleremo di come l'asilo si relaziona con le famiglie, quindi di come curi effettivamente in maniera secondo noi buona e valida il rapporto con le famiglie. La partecipazione è sempre incentivata fin dai primi periodi di inserimento, c'è molta flessibilità, c'è una comunicazione come possiamo dire, aperta, certo, noi veniamo coinvolte in tutte le fasi di progettazione dei vari obiettivi che si devono raggiungere, quindi sia per l'organizzazione quotidiana, quando ci sono piccoli problemi, ma sia anche per tutto quello che può essere fatto al nido, quindi progetti che riguardano anche l'atelier, le varie feste con i nonni di Natale, quindi i genitori, le famiglie sono sempre messe diciamo al centro dell'attività del nido.